Io dico sempre non un giorno in più, ma neanche non un giorno di meno di quello che è necessario, cioè quindi lavorare e fare in modo che si realizzi il prima possibile. È ovvio che se noi riuscissimo ad avere quest'anno tutte le, anzi magari prima dell'estate, non solo la progettazione esecutiva, ma anche il via libero per lo sblocco delle risorse dei 200 milioni di euro da parte del Ministero della Salute, noi siamo in condizioni, se quel terreno attuale dovesse essere confermato, siamo in condizioni di andare a gara già in autunno.